Faccio una premessa a questo punto, che è doverosa. Una ragazza del quinto anno di Cioccalini, me la vedo che sta per smettere. Mi sono sentito responsabile. Ma io non ho capito l'esclamazione qual era. Giulia è stata salvata in tempo, ma 950.000 persone in Europa nel 2010 sono morte a causa di ischemia, ictus e attacco cardiocircolatorio, e sono morte perché non sono state salvate in tempo. Il timing e la velocità è una questione importante. Cosa presentiamo? Presentiamo Army Friend, è una community personale. Ognuno di noi ha una serie di persone, care, amici, genitori, figli, i nonni, i zii, gli amici più cari, che a loro volta hanno altri amici, gli amici degli amici. E se noi ci sentiamo in un caso di emergenza, chi chiamiamo per primi? Chiamiamo gli amici, quelli che ci sono più vicini, e loro verranno allertati. E come verranno allertati? Attraverso l'applicazione AlmiFriend, che fornirà per fornire il loro aiuto, darà delle informazioni rapide, veloci ed efficienti, e poi darà la possibilità di salvarvi la vita. AlmiFriend è una comunità, vuole essere una comunità personale, cioè quelli che sono vicini a voi. E abbiamo delle situazioni potenziali. Il 33% delle donne ha dichiarato nel 2010 di essere stata vittima di violenza e molestia. Healthcare, torna indietro un attimo, Healthcare, 250.000 in Europa, 2010, oggi sono molto di più. Gli anziani, 1.8 milioni di anziani vivono da soli, per cui se hanno bisogno di assistenza hanno un problema, ok? Gli adolescenti, 5.6 milioni di adolescenti. E i padri e i genitori, quando li chiamano, tanto non rispondono perché sono alla festa e questi diventano pazzi, ok? AlmiFriend dà una caratteristica, sfrutta tutte le caratteristiche attive e passive di comunicazione degli smartphone, cioè SMS, navigazione, social network, tutti i mezzi di comunicazione per cosa? Per salvare la vita alle persone. Sfrutta la flessibilità del cloud, non cose rigide, ci possiamo espandere quanto vogliamo, e la fragilità della comunità digitale, perché diamo informazioni veloci, diamo informazioni efficienti ed efficaci. E poi siamo universalmente aperti, noi non ci concentriamo sul device, perché ci sono braccialetti che vi monitorano pressione sanguigna, vi monitorano i battiti cardiaci. Noi siamo aperti, noi diamo situazioni di emergenza, risolviamo le situazioni di emergenza, non il device. Due modelli di business, due modalità: freemium, formato emergency now, emergency safeguard. Emergency now è one shot, ho bisogno oggi di essere salvato, clicco come lei e la mia comunità viene ad aiutarvi. Safeguard è un monitoring di più lungo periodo, 24 ore, 48 ore, 72 ore, una settimana. Vado in montagna con la mountain bike, ok? Devo essere monitorato più strettamente, se gli aiuti poi devo sapere dove sono andato, ok? Questo è uno dei casi, ma ce ne sono tanti altri. Questa è la competitive, ok? Solo le marche italiane, perché poi nel mondo avremmo fatto 4 slide e 5 minuti diventavano problemi. Noi vogliamo coprire tutte le varie possibilità di ricerca e di aiuto rispetto ai diversi competitor, che sono molto più hardware, ok? E con dei servizi dedicati, cioè con delle feature. Vogliamo essere scalabili, cioè è una funzione scalabile, cioè diverse feature dedicate a teenagers, anziani, viaggi, dating, andare fuori a cena con uno sconosciuto, conosciuto online. Chi vi dice che è la persona giusta, quello che si spacciava per un altro? Ok? Questa è una possibilità. L'obiettivo del marketing, massimizzare il download gratuito, perché il primo salvataggio per noi è gratis, ok? Dovete downloadare, cioè avere applicazioni installate nel vostro smartphone, e ovviamente le stesse applicazioni anche nel smartphone dei vostri smartphone, su tutte le piattaforme, anche BlackBerry, dove è? Creare comunità personali è il nostro obiettivo. Come comunichiamo? Facebook Ads, Google AdWords, YouTube e Vimeo Video, Twitter Ads e PR, perché abbiamo bisogno che la stampa parli della stampa, metodo tradizionale, parli dell'applicazione e parli di noi. AlmiFriend richiede un capitale di 170.000 euro per l'espansione in Europa, è previsto un exit da 5 anni di 10 milioni di euro. Non vi faccio tutti i numeri, perché poi lo sapete benissimo. Quando si va on the market, i numeri cambiano. Okay? Questo ve lo posso dire con certezza, però. Abbiamo un time di uscita, partendo domani mattina, ok, lunedì, il 28 del 4 essere con la prima release
fondamentali. E questa è l'attività di pre-launch che va fatta ovviamente perché essendo molto online, scusate per le spalle, essendo molto online è chiaro che abbiamo bisogno di avere tutte le attività devono essere fatte anche precedentemente. Next. Ok. Abbiamo fatto un sondaggio a Brescia, 59 interviste sulla strada e anche qui dentro. Questo è importante, il 70% le stellerebbe immediatamente, vuol dire che ha appeal, ok? E il 20% è stato scaduto. No, vi ho dato anche 10 secondi del mio intervento, infatti. Sono stato imparziale.